gratuito a tutti. Oggi è il turno di una challenge che mi è stata richiesta con molto calore, nel senso buono del termine, ovviamente, non mi fraintendete, da Corinne Live, ma è stata creata da Akemitica, che era anche lei fortemente entusiasta quando io ho accettato, e Daniara Quincici. Dimmi che l'ho detto bene, Daniara, ti prego, anche se non ti vedo spesso a commentare da me, magari ti avvertirò di questo video. All'ultimo momento ho deciso di far diventare questo video una collaborazione, quindi vi lascio nell'info box anche il canale della ragazza con cui sto collaborando, che si chiama Ali Crafty, e se ce la faccio, e spero di sì, anche il suo video. Grazie Ali, un bacio a tutti, vi lascio al resto del video. Ho modificato l'ultima domanda grazie alla fantasia di Corinne, perché non sapevo proprio cosa mettere, ed è stata la cosa che mi ha convinto definitivamente a fare video. Per non farlo durare una vita e mezza, io i selfie li ho già scattati, e quelli che sono riuscito a fare da solo li ho fatti da solo e si vedrà. Erano un po' più complicati, me li sono fatti scattare apposta per questo video mettendomi tra virgolette ridicolo in senso buono. Spero di strapparvi un sorriso e che vi piacerà questo video, e cominciamo. Fai un selfie con un oggetto trovato nella stanza. Il mio bellissimo bicchiere della fiala di tirosint che prendo tutte le mattine perché sono ipotiroidico, per voi. Fai un selfie al contrario, usa la fantasia. Fai un selfie con la faccia più brutta che riesci a fare. Spero che abbiate mangiato. Fai un selfie puntando il timer per l'autoscatto e muoviti di continuo. Allora, io qui ci ho provato a muovermi, però il problema è che l'autoscatto è partito subito. E quindi non è venuto nulla di particolarmente divertente, come potete vedere. Fai un selfie con i pantaloni in testa. Ah, questa è una delle mie preferite per ridicolaggine. Fai un selfie con gli occhi incrociati. Ragazzi e ragazze, io non li so fare gli occhi incrociati, quindi complimenti alla fantasia di Daniela di Akemitica, però proprio non li so fare gli occhi incrociati, questa è l'unica che non sono riuscito a rimediare. Poi fai un selfie con una conciatura pazzesca. Avete mai sentito parlare della conciatura a cuffia? Si può fare persino con i capelli rasati come i miei. Eccola qui. Poi l'ultima domanda sarebbe: fai un selfie con un make up da urlo. Ma per quanto io non avrei nessunissimo problema a truccarmi, anche perché mi servirebbe anche per un'altra challenge che volevo fare, purtroppo non ho né i trucchi e né un'amica che mi trucchi con i suoi magari. Quindi abbiamo sostituito questa domanda, che comunque io nell'info box vi riporterò corretta, con un selfie con il proprio animale domestico. Ed ecco a voi la mia Freya. Il tag finisce qui, mi sono messo abbastanza in ridicolo per oggi. Ringrazio Corinne per avermela richiesta, anzi la challenge, non il tag. Ringrazio Daniara e Akemitica per averla inventata, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!